Salve a tutti ragazzi, siamo in un'altra puntata di Spider-Man, quindi oggi siamo... Ehi, pigliati. Parker, dove sei? La commissione sarà qui a momenti, dobbiamo collaudare i macchinari. Sto arrivando, sono pochi isolati. Sì, infatti, proprio mi toccherà fare da pochi, solo. pochi. No, no, è pericoloso. Comunque, siamo con un'altra Ammiro puntata l'entusiasmo del di dottore, ma a volte Spider-Man rischia e di metterlo nei guai. qui Devo è essere lì molto prima che si faccia spettacolare. male. Scusa il ritardo, io... Wow. Oh? Non mi dire che questo... è Ha proprio iniziato lui. senza di me. La direttrice della commissione sarà qui a momenti. Tranquillo, Parker. È una mia invenzione, direi che posso gestirla. Il dissipatore. Accidenti. Non dovremmo fermarlo. Non ancora. Resista. Dottor Octavius, tutto bene? Un altro imprevisto. Ma ci siamo. Siete feriti? No, ma è tutta colpa ecco, mia. I livelli di energia hanno superato le previsioni. Per certi aspetti è sicuramente uno sviluppo molto promettente. A giudicare dall'odore non si direbbe affatto. Glielo assicuro, la prossima Cerchiamo fase... Cerchiamo di non correre troppo. Possiamo discuterne da qualche altra parte. Prenditi la giornata libera, Peter. Ma... Ne parliamo dopo. Disastro. Perché non è intervenuto il dissipatore? Doc mi ha lasciato la giornata libera, ma devo capire cosa è andato storto. Capiamo. Sei in pessima forma, amico mio. Dun 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 dun, taratatata. Vabbè. Vediamo qual è il tuo problema. Adesso per qui, ok. Mannaggia che è successo sto disastro. Stava andando tutto bene. Octavius. Il circuito è bruciato. Non ci sarà Accidenti. niente. C'è Se circuito fossi stato perfetto presente al collaudo, da me ne sarei accorto. c'è una connessione tra il modulo iniziale verde e il modulo finale arancione. Là non lo posso mettere. Quindi questo devo rimuoverlo e mettere questo. Ok, non è difficile, il fatto è che... No, il fatto è che inizialmente... Non dico che non ci capisci niente, però, madonna. Inizialmente non avevo capito come si facesse sta cosa. Ma questo, sicuramente questo. Messo così e questo messo A così. posto. Madonna, proprio ma niente proprio, non ci azzeccavo un cavolo. Ok, devo Che poi non è il dire fatto di osservo azzeccarci, blando. è che ci sono comunque delle parti dove non si può mettere niente. E allora state bene, manteniti forte. Qui dobbiamo girare invece da questa parte, perché da come fa il giro di regola no, dovrebbe andare. No, suppongo proprio di no. Oh, scusa, fammi mettere questo. Ok, va bene. Ok, ora uno di questi è un pizzico di dritta. Ok, Ok. procediamo oltre. E ribilanciare il voltaggio.
Impostare il controllo del voltaggio di potenza devi soddisfare anche il requisito di carica. Carica positiva o negativa. Finito. Ok. No, non l'avevo visto bene. Ok, fatti tutte e tre. Stai a posto, doctor. Almeno penso. Vediamo se funziona. Come nuovo. Va, che bello, eh. Sembra un comodino. Poi te lo puoi mettere come soprammobile. Doc stava collaudando nuovi materiali per le protesi. Mi aveva chiesto di valutare il lavoro. Tanto vale farlo ora. Che bella cappa. Ok, vediamo un po'. Che c'hai da fare? Doc testava un nuovo materiale di contatto per le protesi. Oh, devo mettere questo qui. Oh, quanto veloce vai, oh. Un composto di idrogel e polimeri. Resistente, ma dall'impedenza eccessiva. Suggerirò a Doc di cercare di meglio. Oh, certo che sei forte, eh. Ne sai okay, di tutto. Devo andarmene prima di peggiorare la situazione di Doc. Vabbè raga, abbiamo visto che il gioco insomma ci hanno presentato un Spider-Man, Peter Parker che è già arrivato a Riker. Non è giornalista, ma niente Riker. Pizzaiolo, a quanto pare merita un trattamento esclusivo. È nel rap. Bensì raggiungerà Scorpion, Electro e gli altri. Aiuta Doc. Mi sarai grato. È in buona compagnia. Puoi passare qui al distretto. Ho un problema che richiede esattamente le tue competenze. No, e che cacchio spara? Per te, Yuri, questo è altro. Arrivo subito. Ingapa. Tornati a solo i fatti con J. Mi ho dato in testa a Cruzo. Al camion. Vada, vada. Oh, sì. Ok. Ma no. Vabbè. Lui è volato via. Ora che non fumi più, che scusa usi con i colleghi per salire qui? Che sono stanca di vedere degli idioti. Ti capisco. Allora, perché hai chiamato? Per invitarmi al ballo della polizia? Hai un costume bianco e nero? Niente ballo quest'anno. Abbiamo speso tutto per la sorveglianza Oscorp. Ne è valsa la pena, no? Sì, certo. Fino a un'ora fa. L'intera rete è collassata. Ogni quartiere, ogni torre. Cosa? Dicono che qualcuno abbia sabotato il server centrale. Le torri sono offline. Una talpa? Forse. Indagherò più tardi. Per ora l'importante è riattivare le torri. Subito. E hai chiamato me? Oh, che dolce. Ho chiamato una persona di fiducia. E i segnali sono disturbati, non sappiamo come fare. Adoro le sfide. Chi rompe paga. Pensavo ti fidassi di me. Vediamo un po' questa torre. Devo dire che però il vestito... I cavi in entrata sono invertiti, astuto. Ok. Abbiamo appena recuperato una torre, opera tua? Non sono solo carino, eh? Qualunque cosa tu abbia fatto, puoi ripeterla sulle altre torri? Certo, ma per tua informazione, per riparare una torre devo sincronizzarmi al sistema. Ora dispongo di tutti i dati sui crimini della zona, vedo un'effrazione qui vicino. Bene, ho delle pattuglie in zona. Lascia stare, vado io. Ok, c'è un crimine da queste parti. Facciamo subito sta cosa. Guardami le spalle. Sì, ti pare che mo con Spider-Man devi fregare? Tu proprio Spider-Man vuoi fregare, è giusto? Dubito che questi tizi abbiano perso le chiavi. Non posso colpirlo! Ma Simo non è poi... Granché. All'assalto, ora! No! Preparati a farti male!
che si dovrebbero, quelli che si dovrebbero preparare siete proprio voi, eh. Niente, io lancio tutto. Ma è che sono ferito. Che cosa concludi? Wow. Oh, lui è riuscito a resistere. Ah no, è non solo lui. Oh, ok. Ok, finito. Grazie mille. Quello che ho detto anch'io, eh. Un'aggressione in quell'area. Sei fortunata, Yuri. In città c'è un detective segnato dalle avversità della vita, ma nobile nell'animo. Cosa? No, 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 no. Hai promesso che non l'avresti più. Spider Cop. Ti prego, no. Oh, ce n'è un'altra. Vabbè, facciamo quest'altra e poi magari chiudo la puntata, vediamo un po'. Quindi sei tu la spia. Lasciami in pace. Tutti così stanno vestiti, è inutile. Hanno tutti sta moda. Ho detto di sparire. Quello però è nuovo. Mimetica. Vedi, quelle sono uguali. Lasciatemi stare. Sta zitta, donna. Non toccatemi. Sta zitta, donna. Lasciatela stare. Lo faccio vedere io. E la sei cerca. Ho sbagliato. Smettila di dondolarti. Boom. Te la prenderai. Bomba. Non ti ne assata, ce l'avevi detto. Ah. Oh. Oh. Non ci vedevo niente. Questa è la verità, eh. Fatto male? No, sai, mi sono fatto bene. Per me è un bene, qua. Sei spazzato. Kumba. State giù. Ma chi te l'ha visto? Ho sentito il bastone che cade. Lasciami andare. E to meriti. Tutto a posto, madame. Sapevo che Jameson si sbagliava sul tuo conto. Sei un po' strano, ma di animo buono. Senti, ce l'hai un posto dove andare? So cavarmela da sola. Non ne dubito. Nel caso, comunque, puoi rivolgerti ad un luogo chiamato Fista. Lo conosco, ma non voglio la carità. Fanno le migliori torte di grano in città, credimi. Mamma le preparava sempre. Non ne assaggio una fetta da tanto tempo. Darò un'occhiata. Grazie, Spider tipo. Vabbè. Mi chiamo Spider-Man. Da lì potrei avvistare la prossima torre. Dominando dall'alto, Spider Cop volge lo sguardo all'obiettivo. Un'altra torre di sorveglianza. Vabbè ragazzi, poi ovviamente tutte ste cose le farò altro da solo, perché sono operazioni secondarie. Lo considerava una mina vagante. E allora me ne sono già pentita. Quindi questi pente di tante cose, ma vabbè, magari salti. Vabbè, vai. Ok, decodifichiamo quest'ultima torre e poi ci vediamo con la prossima puntata. Ok, fatto. Oh, ok. E adesso abbiamo un'altra zona dove poter vedere meglio i nostri cari. Bingo. Brutti. Ora le torri rilevano ogni segnale in radiofrequenza, tra cui uno qui vicino. Cosa sarà? No, vediamo un attimo sta cosa.
Ma che cos'è? Oh, wow! Uno dei miei vecchi zaini del liceo. Ci avevo nascosto una microspia. Fantastico. Vabbè, ragazzi, noi... Chissà quanti ce ne sono in giro per la città. Appunto. Ma ce ne sono migliaia. E a cosa servono? Immagino per sbloccare qualche cosa importante. Comunque, vediamo un po'. Gettoni zaino. Ah, con il gettoni zaino che si fa? Vabbè, io spero che questa puntata... Ok, zaino scoperto. Sei ancora lì? C'è una rapina a pochi isolati. Spider Cop in azione. Metà uomo, metà ragno. 100% poliziotto. Mo' ci manda fuori questa. Vabbè, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi intanto ci vediamo con la prossima puntata di Spider-Man, nostro caro amicone, protettore di New York. Bella, ragazzi.